Siamo pronti per il gioco delle opinioni. Allora, amici ascoltatori, domenica è Pasqua e quindi è logico che tutta la nostra trasmissione di quest'oggi, come avrete constatato, è imperniata sulla Santa Pasqua. Le opinioni che abbiamo scelto hanno a che fare con la Santa Pasqua, con le tradizioni della Santa Pasqua. Quindi state bene attenti perché vi leggerò l'inchiesta che abbiamo fatto. La Pasqua è legata ad alcune tradizioni gastronomiche comuni a tutte le regioni. In genere, cioè, durante le festività pasquali, ma anche naturalmente a Natale, Capodanno, eccetera, eccetera, gli italiani rispettano le tradizioni gastronomiche e alimentari oppure oramai è una cosa che è in disuso? Abbiamo fatto questa inchiesta tramite l'Abacus per vedere se gli italiani amano ancora le vecchie tradizioni dei nostri nonni oppure se le vanno perdendo. Allora, sentiamo un po' che cosa dice qua il signor Cattafesta. Beh, lui viene dalla campagna, lui sicuramente le vecchie tradizioni le conserva, no? Ma penso che rimangano anche nei grossi centri, senta, in campagna, lei, in particolare. Ecco, dalle parti vostre per Pasqua che cos'è? Si fa qualche piatto tradizionale? Abbiamo visto le uova verdi. Le uova verdi? Ci sono anche dei primi tradizionali pasquali. Cosa faranno? Magari la minestra con le uova dentro, no? Sì, soprattutto a base di uova. A base di uova, perché l'uovo naturalmente è il simbolo della Pasqua, perché risale ai tempi dell'antichità, in quanto le uova rappresentavano la nascita di qualche cosa, perché l'uovo contiene qualche cosa, e quindi proprio nei millenni passati, già anche quando non esisteva la nostra religione, l'uovo era un po' il simbolo dell'esistenza, della vita, e quindi quando c'erano delle feste ci si scambiava le uova. Secondo lei allora gli italiani mantengono questa tradizione o no? Secondo l'inchiesta che ha fatto l'Abaco. Sì, senza dubbio. Allora lei dice sì, mi vuole dire qual è la percentuale degli italiani che seguono ancora le vecchie tradizioni regionali? Io direi 76%. Lei dice 76%, ok. Passiamo adesso qui al nostro amico giapponese. Allora senta Sumio, voi festeggiate la Pasqua in Giappone o non c'è la Pasqua? Poco. Cioè, perché in Giappone voi avete un'altra religione, sì, no? Sì. Che religione è la vostra? È shintoismo e buddismo. Ecco, e non avete feste tipo Natale, Pasqua? Sì, Pasqua, cristiani circa 3%. Lo festeggiano loro, sì, ma sì. Allora gli altri che non sono cristiani non festeggiano? Natale sì. Natale fanno. Natale si fa? Sì. Ecco, però voi non è Natale è una cosa nostra. Sì. Però voi l'avete assimilata? Perché piacciono festa. Perché piace come festa, sì. Fare una bella festa, allora sì. Fate Natale. Sì. Si fa in tutto il mondo anche se non appartiene alla vostra religione. Sì, così. Ecco, esiste lo scambio delle uova pasquali dalle parti vostre? Sì, pochino. Si porta l'uovo sì, di Pasqua. Quando io bambino. Ma lei è in Italia adesso, ma a Tokyo, se uno va per Pasqua, nelle vetrine si vedono le uova pasquali? Sì, si vedono anche sì. Lì, ho capito. Pochino sì. Ho capito. Senta, e voi avete delle tradizioni di cose che mangiate per la festa di Natale, per Pasqua? E piuttosto Capodanno. A Capodanno? Sì. Che cosa mangiate voi? Capodanno noi mangiamo osecchi d'ori. Osecchi d'ori, come sì, certo tipo di alghe, lotorati. Per Capodanno mangiate le alghe, mamma mia, è meglio fare il Capodanno qua in Italia. Noi mangiamo il cappone, delle cose più saporite. Comunque lei adesso da un po' di tempo è in Italia, lei fa il cuoco anche adesso in questo ristorante giapponese. Beh, immagino che chi viene a mangiare lì vuol mangiare alla giapponese, sì. Però penso che per Pasqua, per Natale, non so, Capodanno, servirete anche qualcosa di tradizionale sì. Dell'Italia in quelle occasioni. Sì. Ecco, allora comunque, siccome lei adesso abita in Italia, ha parenti italiani, sì. Ha sposato un'italiana, secondo lei gli italiani mantengono ancora queste tradizioni? Sì, direi di sì. Sua moglie per Pasqua serve? Sì, noi passiamo, sì, che cosa farete voi per Pasqua? Colomba. La colomba sì. E l'agnello? Sì, agnello. La colomba, vabbè, la colomba tipo il panettone. La sì, colomba sì. Pasquale, ho capito. Va bene, allora secondo lei qual è la percentuale degli italiani che mantengono queste tradizioni? Il 77%. Il 77%, uno di più. Ok, allora vediamo che cosa dice Roncato. Allora, da voi a Bologna che cosa fate per Pasqua? Tortellini, lasagne, poi c'ho mia ma madre. Ma le mangiate sempre. Certo. Ecco, ma non c'è un piatto particolare che si mangia? In questo momento non me lo ricordo, comunque io credo che anche lì da voi si mangeranno cose a base di uova. Certo. Perché per la Pasqua, io leggevo su un giornale, un libro che ha a che fare con il mangiare pasquale, in genere si punta molto sulle uova, sul grano, perché il grano è una vecchia tradizione, uova, grano e poi cos'altro? E agnello, ecco l'agnello che proprio è tipico, proprio l'agnello
da latte, quello proprio che non ha ancora mangiato l'erba. Ecco, il vero agnello per Pasqua non deve aver toccato l'erba. Secondo lei qual è la percentuale degli italiani che seguono queste tradizioni? Sono favorevoli, il 69%. 69%, ok. Allora, amici ascoltatori, voi dite che gli italiani mantengono le usanze gastronomiche per le festività, in particolare quella pasquale. Allora, vediamo un po' che cosa dice l'Abacus. Logicamente dice sì, perché noi, anche se vogliamo essere molto moderni, quando poi viene il momento di mangiare, amiamo la pasta asciutta e i piatti tradizionali. Allora, signori, attenzione, la percentuale degli italiani che hanno detto io uso il mangiare le specialità della mia regione quando vengono le feste, quando viene Pasqua, corrisponde a questo numero, 76%, e abbiamo un amplein, l'amplein, 10 milioni più 12 milioni. 12 milioni, Catafesta ne aveva bisogno, Roncato era in testa, Catafesta va a 17 milioni e 700 mila lire. Complimenti. Allora, credo che abbiamo già messo forse una mano, direi, sull'ingresso per l'eventuale raddoppio, quindi per la prossima inchiesta la battaglia sarà fra Ebisuno e Roncato. Abbiamo parlato, fra parentesi, di colomba pasquale. Lei sa com'è nata la colomba pasquale? L'usanza della colomba pasquale? No, non lo so. Io dico io sono istruito, ha capito? Io leggo queste cose. Ho letto queste cose perché c'era l'inchiesta. Dunque, al tempo in cui la città di Pavia era assediata da Alboino, va bene, e non avevano più speranza, decisero di mandare fuori 12 verginelle, hai capito, da Alboino, le quali andarono da Alboino portando delle colombe bianche. Allora, quando Alboino vide queste verginelle, ne fu talmente colpito che disse: ma come si fa a radere al suolo Pavia? Non si può con queste belle ragazze. E allora decise di perdonare gli abitanti di Pavia, non distrusse la città e tutti fecero festa, ha capito? Allora questa colomba che salvò la vita a tutti gli abitanti di Pavia divenne il simbolo. Non si sa se è stata la colomba o le 12 verginelle che andarono da Alboino, ma comunque il fatto si è che da lì nacque la tradizione della colomba pasquale. Abbiamo imparato qualcosa, ve l'ho detto perché l'ho imparato io proprio ieri. Allora, signori, vediamo un po' la situazione, l'abbiamo detta, Catafesta 17,7, Bisuno 3,6, Roncato 10,5. Passiamo alla seconda inchiesta, anche questa ha a che fare con le tradizioni pasquali. Domani sarà Venerdì Santo e, come sapete, in particolare al Venerdì Santo bisognerebbe praticare l'astinenza, no? Così come una volta si usava il venerdì che bisognava mangiare pesce, non bisognava mangiare carne. Adesso la Chiesa è molto più di manica larga in molte cose, però ci sono le persone che sono strettamente religiose, strettamente cattoliche, che continuano a osservare il giorno di magro al venerdì. Allora, anche questa è una vecchia tradizione che ci hanno insegnato i nostri genitori, i nostri nonni. Interessa anche alla Chiesa sapere quanti sono gli italiani che dicono: io osservo ancora il venerdì di magro. Allora, lei intanto osserva il venerdì di magro? Certo, il venerdì santo. Il venerdì santo. Il venerdì magro non c'è più obbligo. Non lo fa. Però venerdì santo, allora domani lei cosa fa? Stecchetto. Non mangia. Non mangia? Non mangia. Salta il pasto? Quasi. Hai capito, bene. Un po' di verdura. E con lei quanti italiani lei pensa che fanno questo? Beh, proprio la dieta vegetariana, sì, penso pochi. Pochi. Però che osservino un certo rispetto per, sì, questo grande festività, questo grande mistero, questo ricordo sacro, che penso che sia la maggioranza degli italiani. E allora qual è la percentuale? Io sarei un po' inferiore a questa, direi sul 68%. 68% degli italiani allora osservano il venerdì santo, venerdì di magro. Su mio, dunque, lei è bello magro, quindi io non so se dalle parti vostre ci sono delle giornate in Giappone che si fa astinenza, non si mangia, no, si prega soltanto. Sì, ma difficile, noi tanto mangiamo pesce. Ah, tanto voi, sì, mangiate pesce, sì, in maggioranza, sì, quindi non c'è bisogno di fare l'astinenza. Perché bistecca è troppo caro. Costa molto cara la bistecca in Giappone, sì. Ma perché voi non avete allevamenti di bestiame in Giappone? Molto poco. Molto poco. Sì. Quindi tutta la cucina giapponese è basata più che altro sul pesce. Sì, pesce, poi alghe, verdure. Pesce, alghe, mamma mia, come deve essere triste. Ma ogni tanto non sognate un piatto di spaghetti? Beh, adesso mangiamo anche spaghetti. Anche gli spaghetti, sì. Ma come li preparate? Col sugo alle alghe? Anche probabilmente. Anche, sì. Oh, mamma mia. E va bene, allora, secondo lei qual è la percentuale degli italiani che osservano il venerdì di magro? 62%. 62% degli italiani osservano ancora il venerdì di magro, ok? 62, giusto? Ok, allora andiamo avanti, che cosa dice Roncato?
Lei che è molto religioso, certo, che va alla scuola delle suore. Domani marca male lì, eh? Ma no, tanto. Insomma, una volta all'anno. Al refettorio non vi daranno mica molto da mangiare, penso. Domani si salta, direi probabilmente. Non c'è scuola domani comunque. Ah, non c'è scuola? Domani, perché è già in vacanza, sì. Lei. Ah, ho capito, ha già anticipato. Ecco, però anche se non c'è scuola lei deve rispettare, immagino, certo. Il bravo ragazzo. Perché è veramente un bravo ragazzo. Lui va a dar da mangiare ai poveri, mi aveva raccontato, vero? Sì. Ecco, e si dà tanto da fare per aiutare la gente che ha bisogno. Tra l'altro mi ha detto, mi pare che quello che lei vincerà questa sera lo vuol dare ai poveri, sì, no? Sì, 50% voglio darlo in beneficenza. 50%. L'altra volta aveva dato il 100%. No. Ho fatto il 50% anche l'altra volta. Aveva detto 50%. E un po' poco. Ho capito, va bene, ok. Allora, speriamo. Secondo lei qual è la percentuale? Sono favorevole, il 60%. 60%, ok. Allora, amici ascoltatori, attenzione. Vediamo quanti sono gli italiani che domani osserveranno il venerdì magro. La percentuale è... 59%, vince Roncato! 10 milioni per Roncato! 10 milioni per Roncato, su mio è andato molto vicino, 62 per 3 punti non ce l'ha fatta. Allora, su mio, lei viene eliminato, però vincerà forse, se ha i riflessi pronti, 10 milioni che faremo dopo col gioco della prontezza, per cui anche lei forse potrà festeggiare bene la Santa Pasqua. Questi due concorrenti invece entreranno nella finale per disputarsi il titolo e per entrare poi giovedì prossimo contro il campione ufficiale del nostro pentathlon, va bene? Venite, venite, signori concorrenti, accomodatevi, scegliete uno dei pulsanti che volete. Allora, i grandi finalisti di questa sera sono il signor Cattafesta e il signorino Roncato. In questo momento abbiamo in testa il signor Roncato con 20 milioni e 500 mila, il signor Cattafesta 17 milioni e 700 mila. Stiamo raccogliendo, come vi ho già detto nelle puntate precedenti, fondi per aiutare l'AIDS. Questa terribile malattia, ne abbiamo parlato a lungo anche con l'intervento di uno scienziato qui tra noi e siamo lieti di potervi dire che abbiamo già raccolto 173 milioni a favore della lotta contro l'AIDS. Quindi vi diciamo, voi che siete a casa, dateci una mano, naturalmente non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma non si sa ancora di preciso tutto sull'AIDS. Si sa in linea di massima come si può contrarre l'AIDS, però ci possono essere anche delle sorprese, potrebbe capitare anche in altri modi, non lo so. Quindi dateci un aiuto perché questo denaro è necessario per gli scienziati che devono trovare l'antidoto. Siamo arrivati a 173 milioni, questa sera voi darete il 20% di quello che guadagnerete e il 20% lo aggiungeremo anche noi. Attenzione, prima domanda. Sabato scorso si è effettuata la 16ª edizione della Stra Milano Agonistica. Chi è che l'ha vinta? Si prenota Cattafesta. Chi è che... No, non deve... un momento, prima deve rispondere. Bene, chi ha vinto la Stra Milano? Bordin. Ha vinto Bordin. Risposta esatta. Ha vinto Bordin. Allora, lei può lanciare i dadi. Vediamo che cosa succede. E fa 6 e 4, 10. Allora, che cosa vuole cancellare, signor 7, Cattafesta? 7, 2, 9, 1, 10. 7, 2, 9, 1, 10. Fortunato. Ha fatto un grosso colpo. Perché ha beccato 3 milioni. Cattafesta, guardate. Era indietro di 3 milioni e va a 20 milioni e 700, di solo 200 mila lire l'ha superato. Grande battaglia, state attenti ragazzi, Allora, attenzione, è un evento storico nelle elezioni municipali di Chicago, dobbiamo parlare di questo evento storico. Il sindaco di colore di questa città, ho detto e mi fermo. Cosa volevo sapere? Harold Washington. Harold Washington, risposta esatta per Cattafesta. Allora attenzione, mi faccia finire la domanda. Avevo detto il sindaco di colore di questa città, ma mi ero fermato perché lei mi ha bloccato, è stato rieletto ottenendo anche il 15% dei voti dei bianchi. Come si chiama? Si chiama Harold Washington. Diritto a lanciare i dadi. Forza Cattafesta. Cattafesta lancia i dadi e fa 5-3-8. Che cosa vuol cancellare? 8. Lei cancella il numero 8. Ok, andiamo avanti. Allora, altra domanda. È stato presentato e collaudato in Giappone un treno senza rotaie che in assenza di gravità levita e viene spinto su un campo magnetico dalla repulsione di elettromagneti di poli identici a una velocità che potrà raggiungere i 500 km all'ora. Come si chiama questo treno? 5 secondi di tempo? Non lo sapete?
Questa è una scoperta straordinaria. Praticamente i dischi volanti un giorno, se ci saranno, cammineranno con questo sistema, cioè la repulsione elettromagnetica. Ebbene, sono già riusciti a far muovere un treno per dei brevi tratti. Il treno si chiama Maglev. Maglev. Andiamo avanti. Fotografia. I bambini accusano i genitori. I genitori, essi dicono, sono un disastro. Questo è il risultato a sorpresa di un'imponente ricerca condotta da insegnanti ed esperti, resa pubblica in questi giorni. Dove? Allora, finalmente si prenota anche Roncato. Dove? Firenze. No, non è Firenze, è Castiglioncello. Non è molto lontano, ma non è Firenze. Allora, lei ha diritto a tirare i dadi se vuole, o può obbligare lui a tirare i dadi. Cosa fa? Tiro. Decide di tirare i dadi. Ok, allora Cattafesta tira i dadi e fa 4 e 3, 7. E cancella che cosa? L'unica possibilità. L'unica possibilità. 4 e 3, 4 e 3, 7. Ok. In una classifica tra i comuni più spendaccioni, Milano è al primo posto con oltre 2,1, cioè 2 milioni e 100, all'anno per abitante. Quale comune invece risulta essere il più parsimonioso? Qual è il comune d'Italia più parsimonioso? Si prenota Roncato. Aosta? Aosta, la risposta esatta. Allora, attenzione. Lei può lanciare i dadi se vuole, ma ha in mano il gioco e può obbligare il signor Roncato. Mi affido al popolo. Che cosa dite voi? Deve lanciare i dadi o cosa deve fare? No. Allora vi ricordo che chi lancia i dadi, se non cancella, perde la partita e l'altro guadagna 5 milioni. Quindi che cosa succede? A questo punto effettivamente lei vuol far lanciare i dadi a lui. Ok. Allora, signor Cattafesta, lei deve lanciare i dadi. Deve fare 9, 5, 6... Sono gli unici numeri che può fare. 11. 11? 6 e 5, 11, ha ragione. E se cancella, se viene 11, addirittura guadagna 3 milioni. Allora scaldi bene i dadi e vediamo che cosa succede. Ok? Pronti? Vediamo cosa succede. Lancia i dadi e fa 5, 2, 7. Purtroppo non ci sono dei 7. Allora la partita la vince lui, guadagna 5 milioni. Fermi tutti. Guadagna 5 milioni, quindi Roncato va a 25 milioni e 500 mila. Sì. Però logicamente avremo fra poco la seconda partita, sì, la partita di rivincita, dove ci sono altri 14 milioni a disposizione dei due, sì, concorrenti. Però attenzione, io questa sera ho veramente il piacere di ospitare un personaggio di cui abbiamo parlato in occasione del nostro gioco. La prima domanda che abbiamo fatto aveva a che fare con la Stramilano. Certamente ricorderete che lo abbiamo ospitato, questo personaggio, quando abbiamo dato il via al nostro pentathlon quest'anno. Abbiamo invitato tutti gli olimpionici, tutti i grandi campioni, e venne anche Gelindo Bordin, che ha vinto sabato scorso, ha vinto la Stramilano. Eccolo qua, Gelindo Bordin, venga. Salve Bordin, come va? Bene. Eccolo qua. Mamma mia, devo dire che Bordin deve essere in una forma spettacolare. Bordin, ma cosa mi ha combinato? È dimagrito. Ma lo sapete che quando venne qua e aveva vinto, aveva appena vinto il titolo di campione europeo, era molto più grasso, più... Quanti chili ha perso? 3 chili circa. Solo 3 chili, ma no, dimostra di averne persi molti di più. No, forse è vestito nero. È venuto in autunno, mi pare, no? Era sì, qua, il 30 di settembre. Ecco, era venuto qua e naturalmente gli avevamo fatto grandi applausi perché era reduce da questo grande trionfo, aveva vinto il titolo europeo, era stata una cosa straordinaria, vero? C'era stata un po' di polemica perché sul traguardo aveva battuto Pizzolato. Ecco, ma naturalmente se lo era meritato e ha dimostrato successivamente di essere veramente un grande atleta. Devo dire una cosa, che noi tutti siamo anche sorpresi del fatto che in questo momento l'Italia è anche numero uno in fatto di maratona, perché domenica, in Corea mi pare, a Seul, abbiamo addirittura vinto il titolo mondiale, no? La Coppa del Mondo a squadre. La Coppa del Mondo a squadre, e pensate che sono andati a correre a Seul quelli che, non voglio offendere nessuno, ma sono considerati la squadra numero due, e sono arrivati terzo, quarto e quinto. Pensate se andava Bordin, Pizzolato e Poli, noi facevamo primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto sicuro. Dico la verità? Vero? Perché sono troppo forti questi ragazzi. Avete trasmesso, mentre parlavamo, il pezzetto dell'arrivo di
Eccolo qua, ecco, volevo farvelo vedere per un istante. Questo è il momento del trionfo di... No, questo è il momento della partenza, Poi invece è arrivato solo soletto perché per tre quarti di corsa il nostro Bourdin ha corso insieme a un brasiliano che tra l'altro deve essere abbastanza in gamba questo ragazzo, perché era appena arrivato poche ore prima con l'aereo. Ma sì, questo qui come ha fatto a correre? Non ha dormito tutta la notte in aereo? No, penso sia arrivato due giorni prima. Ma no, aveva detto che è arrivato al mattino, sa? Non lo so, comunque è andato molto forte, sì, probabilmente sì. L'abituato al caldo, sabato era la prima giornata di caldo, per noi era un po' difficile. Ecco, vedete, ecco, si guardi bene di Bourdin, ecco, questi sono momenti che non si dimenticano, no? Quando si arriva a tagliare il traguardo, vedi come sono contento. Ok, allora noi vogliamo vedere Bourdin naturalmente, ma se non sarà Bourdin, Bourdin sempre nel gruppo dei primi quando ci saranno le prossime gare di maratona, va bene? Speriamo. Allora tanti complimenti Bourdin. Grazie. Facciamogli un grande applauso. Allora amici ascoltatori, non andate via, abbiamo qualche consiglio dalla regia e poi abbiamo il gran finale per vedere chi dei nostri due contendenti giocherà giovedì prossimo contro il campione effettivo, il campione in carica di pentathlon. A voi regia. Tutte di qui c'è grande rivalità, solo 5 milioni separano i due concorrenti, quindi che vinca il migliore. State attenti, tenete la mano sul pulsante. Ecco qua la prima domanda della seconda partita. Con insolita prontezza ed intuendo l'importanza archeologica, il ministro dei beni culturali ha raddoppiato il parco archeologico di Caere Etrusca, oggi conosciuta come... Cerveteri. Risposta esatta. Allora lancia i dadi per primo qui, Cattafesca. Allora, lei lancia i dadi, pronti? No, no, il tabellone è intatto. No, ne mette quello di prima. Abbiamo un nuovo tabellone, c'è un 9 che si può cancellare con un solo lancio. 6 e 2, 8. Cosa 8. Cancella? Numero 8, ok. Andiamo avanti. Non ha corpo, ma solo una testa bionda, dal look postmoderno e dai tratti computerizzati. Vive in un video terminale ed è il nuovo divo della televisione americana ABC. Max... Headroom. Max Headroom, la risposta esatta, bravissimo, sei arrivato per un pelo. Max Headroom, allora, può lanciare benissimo i dadi, lancia i dadi e fa 3 e 2, 5. Che cosa vuole cancellare? Il 5. Lei cancella il numero 5. Grandi polemiche ha suscitato il fatto che un dipinto di Andrea Mantegna... Cosa volevo sapere? Cristo morto. Il Cristo morto, bravissimo. Un momento che spieghiamo qual era la domanda. Il fatto che un dipinto di Andrea Mantegna sia stato inviato ad una mostra a Tokyo, alla Chetichella, senza far giungere notizia all'opinione pubblica. Di che quadro si tratta? Il Cristo morto. Lei ha diritto a lanciare i dadi. Allora, vediamo un po' se riesce a cancellare quel 4. E fa 4 e 2, 6. Che 4, cosa cancella? 4, 2, 6. Il 4 e 2, 6. E guadagna 3 milioni. Quindi si avvicina. Però non è detta l'ultima parola, Cattafesta 23 milioni e 700 mila, conduce ancora Roncato con 25 milioni e 500 mila. Guardate questa immagine. Altri guai per il Pentagono, il nuovo mezzo corazzato, un cingolato anfibio e inaffondabile, adibito al trasporto truppe. Cosa volevo sapere? È affondata. Come? È affondata. È affondato, no, purtroppo no. Sì, allora, non era... Sì, è affondato, ma io volevo sapere, adibito al trasporto truppe, risultato inefficiente, insicuro e incapace di attraversare corsi d'acqua. Difatti è affondato, ma la domanda era come si chiama questo mezzo? Il nome è Bradley. L'avevano soprannominato Bradley come il nome del generale. Allora, il gioco ce l'ha in mano lei, vuole giocare o obbliga lui a giocare? Lo devo fare. Tirare? Speriamo. Tirare? C'è una signora lassù che dice che deve tirare. Chi è, la mamma? No, la mamma non c'è a casa. Non c'è la mamma, la mamma è a casa, ok. Speriamo. Allora, vuol tirare i dadi, lancia e fa 5-4-9. Allora, che cosa può cancellare con 5-4-9? 6 e 3 oppure il 9? Che cosa cancella? Lo cancello. 6 e 3. 6 e 3? Sì. Ok, cancella il 6 e il 3. Andiamo avanti, attenzione. Guardate quella fotografia. Esce in questi giorni in Francia l'autobiografia di Jacqueline Dufresnoy, il più famoso transessuale di tutti i tempi. Cochinelle, pas Cochinelle. Cochinelle, la risposta esatta. Con quale nome d'arte è più conosciuto? Cochinelle. Cochinelle. Beh, Cochinelle, sì, vabbè, l'ha affrontato Cochinelle. Allora, attenzione signori, come? Un secondo di ritardo. Lo sapeva lei? Sì, è stato caro, lui. Qui bisogna avere i riflessi. Fermi tutti. Allora, attenzione, lei deve lanciare i dadi, può fare 9, 7, 1
8-10. Quindi ci sono parecchi numeri. Se lei non fa questo numero, lei viene eliminato e diventa campione in carica. Il signor, non campione in carica, Roncato vince la partita di questa sera e giocherà. No, è campione quell'altro che abbiamo, abbiamo eletto la scorsa settimana. D'accordo. Avrà diritto a giocare. D'accordo. Allora, è pronto a lanciare i dadi? Pronti? Vediamo un po' che cosa succede. Cantafesta lancia i dadi e fa 3-3-6. Non si 3-3-6, non si cancella, però attenzione, ha diritto al bonus che lei prende, mi ridà per poter lanciare di nuovo i dadi. Mamma mia, guardate com'è pallido qua il povero Roncato, anche lei si deve affidare a un santo. Però direi che anche, anche Cattafesta, Cattafesta si dovrebbe affidare a chi? Chi è il dio del vino? Bacco, Bacco. Ecco. Bacco. Tra parentesi, lei rassomiglia a Bacco. C'è un disegno di Bacco che sono preciso. Che rassomiglia a lei, non è mica Bacco che è ritornato in terra per sì, caso. Sì, eh? Penso di sì. Ok, allora siamo pronti, vediamo che cosa succede questa volta. Lancia i dadi e fa 5-3-8 e si salva, cancella 7-1. Incredibile, incredibile, guadagna 3 milioni, Cattafesta è in testa, 26 milioni e 700 mila, ha visto? Abbiamo menzionato Bacco e Bacco le ha dato una mano, una partita incredibile, amici ascoltatori, bisogna avere una fortuna incredibile, fare esattamente il numero per cancellare una colonna e guadagnare 3 milioni. Allora attenzione, lei in questo momento è in testa 26 milioni e 7 contro 25 milioni e 5, è rimasto un solo numero, attenzione, chi sarà obbligato a lanciare i dadi, se non cancella perde la partita, quindi è importantissime le prossime domande. Il ricavato dell'asta dei beni della contessa Mona Bismarck ha raggiunto oltre 4 miliardi di lire, ma quanto sono state cedute un paio di cucce per cane in Vimini a forma di pagoda? Abbiamo fatto questa domanda perché è una domanda molto molto difficile, perché ricordare che c'è qualcuno che ha avuto il coraggio di comprare due cucce per cani spendendo 1.582.000 lire è una cosa inaudita, ma sono cucce per cani di grande valore, evidentemente appartenevano alla contessa Bismarck. Attenzione, si prepari anche lei. Italia che cambia, una recente sentenza della Corte di Cassazione ha giudicato illegittimo il licenziamento di un lavoratore che era stato condannato per quale motivo? Mamma mia, non mi sapete dare queste risposte che sono di importanza estrema, mi state facendo finire tutte le domande. La risposta era emissione di assegni a vuoto. Allora attenzione, abbiamo un'altra domanda, tenete la mano sul pulsante. La Yasuda Fire and Marine Insurance, una compagnia di assicurazioni giapponese, si è aggiudicato per la cifra di quasi 40 milioni di dollari un quadro di Van Gogh. Qual è questo quadro? Il colmo, il colmo! Qual è questo quadro? Qual è questo quadro? Tempo scaduto, signori. Voi lo sapete? I girasoli, i girasoli. Signori, come facciamo qua? Abbiamo finito le domande. Allora, facciamo una cosa, mentre preparate le domande di riserva, potremmo fare ancora un bingo time magari, eh? Preparate delle domande di riserva, non è mai successo, abbiamo bruciato 18 domande. Allora ragazze, siete pronte? Allora, attenzione, è bingo time!36 68 1 45 19 23 47 79 67 40 37 42 29 30. Allora, in questo momento, grandi applausi in qualche casa sparsa per l'Italia, in una delle tante case sparse per l'Italia, perché sicuramente tanti di voi hanno fatto bingo, ma chi vincerà i 100 milioni lo sapremo giovedì prossimo. Intanto vi rileggo i numeri, sono 76, 68, 1, 45, 19, 23, 47, 79, 67,
40, 37, 42, 29, 30. Allora, scriveteli bene tutti questi numeri, preparateli bene come si deve, bambini, il nonno magari non ci sente tanto, non ha fatto in tempo a scrivere, preparateli bene questi numeri, scriveteli su un pezzo di carta e ricordatevi che se volete vincere questi 100 milioni, avete fatto bingo, dovete farcelo sapere entro l'una di questa notte, dovete mandare naturalmente questo telegramma, ricordatevi, intanto telefonare entro l'una di questa notte a 02 659 5436, oppure 659 5437. Dovete mandare il telegramma bingo viale Pasubio 6 Milano entro le 13 di domani e mettete sul vostro telegramma l'indirizzo di casa vostra, il numero di telefono e il numero della fortuna che c'è sulla vostra cartellina, va bene? Allora ragazze, andate a preparare il bingo della prossima settimana e ricordatevi che c'è già sorrisi e canzoni nelle edicole e quindi potrete benissimo già comperarlo e prepararvi per il gioco della prossima settimana. Allora, io mi auguro che abbiano preparato altre domande, perché non è mai successo che due concorrenti arrivino a questo punto. Abbiamo esaurito una ventina di domande, si vede che non avete letto bene il vostro giornale. Per favore, mi volete portare le domande? Allora, ecco qua, altre domande. Preparatevi bene, siamo arrivati all'ultima, l'ultimo numero da cancellare. Questo numero è molto importante perché chi vince la partita andrà a un raddoppio che potrà essere di oltre 60 milioni. Al torneo di tennis svoltosi a Dallas, McEnroe è stato sconfitto in finale da un tennista cecoslovacco. Mečír. Mečír, la risposta è esatta. La risposta è esatta. Doveva premere il pulsante. Allora attenzione, caro signore, lei si è salvato una volta poco fa, non so se succederà di nuovo, certo che se succedesse cade il teatro, perché è praticamente impossibile fare un unplanned di nuovo, però se lei ci riuscisse credo che la porteranno in trionfo i suoi ammiratori. Allora deve fare 9, altrimenti i 5 milioni li vince il signor Roncato, che passa in testa e andrà al raddoppio in cabina. Allora siamo pronti, lancia i dadi e fa... 4 e 3, 7. Abbiamo il vincitore, signori. Il vincitore è il signor Roncato. Allora, Roncato, venga qua, complimenti. Mi spiace per lei, caro signore, ma purtroppo si vede che lei di tennis non se ne intende molto e quindi non è stato possibile per lei arrivare al raddoppio. Pazienza, era destino. Vuol dire che la vorremmo trovare là nella sua bella campagna durante il corso dell'estate, così ci farà visitare i suoi campi e faremo una bella bevuta con il suo vino fatto all'antica. Arrivederla, si accomodi pure là. Allora amici ascoltatori, siamo pronti per il raddoppio, si accomodi in cabina. Allora, adesso leggiamo la domanda, mi ascolti attentamente. L'albo d'oro del campionato di Serie A è per molti tifosi fonte di orgoglio o di nostalgia. Parleremo delle squadre che figurano in questo prestigioso albo d'oro. Lei ci dovrà dire, storicamente la prima squadra più scudettata fu il Genova. A questo proposito, quanti campionati ha vinto e in che anno vinse il primo e in che anno vinse l'ultimo? Un'altra squadra gloriosa è la Provercelli. Quanti scudetti vinse nel primo quarto di questo secolo? Nel primo quarto di questo secolo. Provercelli, Torino e Juventus hanno contribuito a fare del Piemonte la regione più scudettata d'Italia, ma c'è anche un'altra squadra piemontese che vinse nel 1914. Qual è questa squadra? Bologna, Fiorentina e Roma hanno contrastato la lunga egemonia del nord. In quale anno rispettivamente vinsero il loro primo campionato? Infine, in attesa che il Napoli porti il sud calcistico nell'aristocrazia delle squadre titolate, l'exploit più clamoroso lo compì il Cagliari di Riva. In quale anno? Questa è la serie delle domande che i nostri esperti hanno preparato per lei. Allora io adesso le do 30 secondi di tempo per leggere bene questa domanda, tiri pure fuori, apra pure la busta, via il cronometro e al termine dei 30 secondi dovrà mettere via il foglio. Allora, il signor Roncato giocherà per un raddoppio pari a 61 milioni.
pochi secondi, tempo scaduto. Allora, per favore, vuole mettere via la busta, se la mette in tasca, sì. La tenga per ricordo se riuscirà a raddoppiare. Allora, storicamente la prima squadra più scudettata fu il Genova. Quanti campionati ha vinto il Genova? 9. Esatto. In quale anno vinse il primo? 1898. E in quale anno vinse l'ultimo scudetto? 23-24. Nel campionato 23-24, sì, è sì. Giusto, quindi la risposta doveva essere 1924, il campionato 23-24, sì, esatto. Sì. Un'altra squadra gloriosa è la Provercelli. Sì. Quanti scudetti vinse nel primo quarto di questo secolo, cioè entro il 1925? 7. 7, esatto. Allora, Provercelli, Torino e Juventus hanno contribuito a fare del Piemonte la regione più scudettata d'Italia. Ma c'è anche un'altra squadra piemontese che vinse nel 1914. Qual è questa squadra? Rispondo dopo a questa domanda. Bologna, Fiorentina e Roma hanno contrastato la lunga egemonia del nord. Sì. In quale anno rispettivamente vinsero il loro primo campionato? Il Bologna in quale anno? 1924-25. La Fiorentina in quale anno? 1955-56. La Roma in quale anno? 41-42. Lei mi dice 41-42, secondo la risposta è 1940-41, per un solo anno sbaglia, non raddoppia e perde 61 milioni il povero Roncato. Signori, facciamogli un applauso comunque, poveretto, tu dai fateglielo l'applauso, poverino, mi spiace per lei, purtroppo la risposta è errata di un solo anno. Mi dispiace per lei, era 40-41. Sì. E poi la squadra che aveva vinto quello scudetto che lei non mi ha detto era il Casale. Il Casale, sì, lo sapevo. Non era sicuro? Non lo sapevo, però sicuro. L'ha saltato. Rispondevo alla fine perché non ero tanto sicuro. Guardi un po' ste povere ragazze come sono. Consolatemi, un bacio ognuno. Un bacio, dai. Ragazze, dategli un bacio per uno. Ve l'ho detto che è un Don Giovanni questo qua. Hai capito? Valgono di più questi 5 baci dei 60 milioni. Ma non lo so. Ok, comunque senta, non se la prenda, sa perché? Sì. Perché lei non è eliminato, lei no, vince giocherò. 5 milioni, però giocherà giovedì prossimo, sì. Ma giocherà contro il nostro nuovo campione, sì. Quello Buia. Che ha eliminato Pekar contro Buia. Sì. Buia che è molto bravo, il ragazzo di Parma, anche lui emiliano, che è venuto per la storia di Dino Zoff. Sì. Quindi la prossima settimana avremo una trasmissione tutta dedicata al calcio, sì. Staremo a vedere chi sarà il terzo concorrente. Allora, vediamo in base Scusa a quello Mike. Che lei ha, non Mike. Ha vinto. Mike. Sì, Mike. Che cosa c'è? È un errore clamoroso, mi comunicano adesso che ha ragione il concorrente Perbacca. Non ci sono di questi colpi di scena, mi fate soffrire. Facciamo morire, però manca sempre una. Sì, ce n'è ancora una da rispondere. Per cui, allora attenzione, esatto. c'è la domanda di riserva. Sì, dove, perché quella del Casale l'avevo detta io. Allora guardi, io ho ancora in mano due domande. Vuoi andare in cabina? No, gliela facciamo qua, va bene, sì, però non dovete suggerire. Allora, una che era rimasta in evasa e una di riserva che io sostituisco, sì. Va bene? Allora, quanti secondi erano rimasti? 33 secondi ancora. Quanto? 33. 33 secondi. Allora, attenzione, preparate bene perché entro 33 secondi dovrà darmi tutte le risposte. Sì. Allora, quella che non mi aveva ancora dato era, in attesa che il Napoli porti il sud calcistico nell'aristocrazia delle squadre titolate, sì. L'exploit più clamoroso lo compì il Cagliari di Riva. In quale anno? 69-70. 69-70 è giusto. Sì. Adesso attenzione. Mamma mia, lo facciamo morire questo ragazzo qua. Allora, guardi che questa di riserva è brevissima. Sì, va bene? Sì, va bene, va bene. Ok? Allora, si concentri bene, eh. Ragazze, questa volta glielo date voi il bacio, se fai 61 milioni. 10 allora, baci, non so. Nel 1921-22 ci furono due squadre campione. Sì. Lei mi deve dire quanti secondi mancano? 31 secondi. Mi deve dire quali furono queste due squadre campione e vince 61 milioni. Novese e Provercelli. La risposta esatta. È andato ad abbracciare suo fratello, ma veniva lui qua. Ragazze, il vostro turno. Bacio, bacio. Il ragazzo più baciato della settimana.
Baci, 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 ha vinto 61 milioni. Non so, ma glieli abbiamo fatti sudare, gli verrà l'infarto a questo ragazzo. Chi è? Suo fratello, sì. Questo? È un bravo ragazzo, direi, no? Lei è più, grande di lui, sono no? Un po' più grande. Un po' più grande. Sono 9 anni di differenza. 9 anni, sì. Senta, è veramente un bravo ragazzo? È un bravo ragazzo. Ecco, sarete tutti contenti in famiglia di avere uno così. Pensate, un ragazzo come lui a 20 anni 61 milioni se li vorrebbe tenere, invece metà li dà in beneficenza. 30 milioni e 500 milioni in beneficenza. 30 milioni e 500 mila in beneficenza. Ma dove lo trovate uno che dà via tanti soldi così? Già sta dando il 20%. Ci preoccupi mai. Grazie a lei stiamo dando niente meno che 12 milioni, l'avete fatto il conteggio, è quello l'ultimo, no? Ecco, capito. Allora, 12 milioni e 200 mila li da lei, 12 e 2 li diamo noi, quindi andiamo a un totale di 197 milioni e 229 mila lire per la lotta contro l'AIDS. Sono molto contento. Ok? Sì. Allora, anch'io sono contento per lei, perché lei è un bravo ragazzo. Mi spiace per Cattafesta, che era un bel personaggio, questi gentiluomini di campagna, ma lo andremo a trovare tutti insieme magari. Sì. Allora si prepari bene, adesso sì. Lei ha una gran voglia di piangere, di andare no, via. No, ho voglia di ridere, perché già quando avete chiamato mi sono sorrisa. Ma quando vuol ridere sembra uno che piange. Ma non sudo è mai, con tutte le gocce di sudore. Bene. Senta, adesso non avrà più problemi a scuola, perché tutte le ragazze sicuramente le faranno la corte. Perché i soldi, quando poi non sono più campione, i soldi... Non la guardano più, ma no, però no, è vero. No. Lei è un ragazzo simpatico. Questa sera hanno scoperto. Ma l'importante è aver tanti amici, Mike. La ragazza viene. La ragazza verrà, l'importante sì. Lei ne ha tanti di amici, soprattutto quelle persone alle quali fa del bene. Spero che saluto tutti, veramente, con un bacio. Io dedico la vittoria a tutti i miei amici, veramente. E allora, amici ascoltatori, ci vedremo giovedì prossimo e vi faccio tanti auguri di buona Pasqua. Ciao a tutti, adesso non chiudete perché segue Giorgio Bocca con un'altra interessante rubrica. Ciao a tutti. Grazie. Grazie Mike, sì, grazie perché da te, da Pentathlon, partì tutta insomma la mia esperienza televisiva. Avrei tanti ricordi che ci vorrebbero delle ore per cui parlarne. Volevo solo ricordare che nell'86 feci una puntata, vinsi un'automobile. Allora va bene così. Partiamo per il viaggio di nozze adesso, Mike. Viaggio di nozze, siamo già al matrimonio! Siamo già al matrimonio! E sembrava tutto finito, poi nell'87 arrivò una telefonata che il Mai Buongiorno voleva fare la puntata della redenzione e ripescare tre concorrenti fra i più simpatici. Ripescò anche me, Vince, e poi fece un'altra puntata e persi. Ma da Mai Buongiorno partì tutta la mia carriera e la mia fortuna televisiva. Poi tornai nel 96-97 vincendo quattro puntate di Telemania. Quindi un grazie a Mai Buongiorno, che devo dire che tengo sempre con la sua foto come se fosse un santino lì vicino al letto, come se fosse un Papa Giovanni. Grazie Mike.